Dottor Crocco, la polizia stradale chiaramente è in prima linea non solo per intervenire sugli incidenti, ma molto spesso anche per cercare di fermare comportamenti dannosi, prevenire i sinistri. Oggi un passo avanti in più, una convenzione con INAIL, perché, da cosa nasce? Nasce a livello nazionale dall'accordo tra l'INAIL, appunto a livello centrale, e il nostro servizio polizia stradale. Questo perché? Perché accanto al contrasto di condotte di guida che possono poi portare a incidenti stradali ed anche ad eventi luttuosi, ci si è sempre più resi conto che è necessario fare un'attività di prevenzione, attività di prevenzione che la polizia stradale fa con giornate ad hoc nelle scuole e quindi anche con questo accordo che ci permette, insieme a vari partner, appunto l'INAIL, che si interessa di infortunistica a livello così globale, in questo caso stradale, e con la concessionaria autostradale delle province di Imperia e Savona, quindi Autofiori, di dare un contributo per prevenire l'incidentalità stradale. L'idea nasce poi coinvolgendo il liceo artistico e per un discorso che sia di grande impatto e che sia fruibile e visibile da tutti. E quindi avremo questi due murales che verranno messi in due aree di servizio, all'autoporto di Ventimiglia e a Castellaro Nord, e sull'autostrada dei Fiori nella nostra provincia, e ovviamente saranno visibili soltanto da coloro che si fermano per un momento di riposo, per la pausa, perché non dimentichiamoci che il nostro progetto è indirizzato a tutti gli utenti della strada, ma soprattutto agli autotrasportatori, coloro che passano tanto tempo in autostrada viaggiando, che sono utenti professionali, e proprio per questo motivo pretendiamo un po' di più, perché è il loro lavoro e soprattutto lo devono fare, come lo fanno nella stragrande parte dei casi, con molta professionalità e senso di responsabilità, quindi stando soprattutto attenti e rispettando quelli che sono i tempi di guida, i tempi di riposo e di velocità. E quindi, accanto al lavoro delle nostre pattuglie su strada, che controllano tutti questi aspetti finalizzati sempre per la sicurezza stradale, questo è un valore aggiunto che ci permetterà, ce lo auspichiamo, di raggiungere questo risultato.